In questo ultimo anno ho sentito crescere ulteriormente, in questi giorni, durante le feste del periodo natalizio, credo si possa dire è letteralmente esploso, un nuovo rinnovato orgoglio e appartenenza di tutti noi a questa nostra meravigliosa città, l'orgoglio di essere anconetani. Inizia così l'augurio social che il sindaco Valerio Mancinelli rivolge agli anconetani per salutare il 2018, anno che l'ha vista riconfermarsi alle elezioni di giugno. Così, con il nuovo anno alle porte, ecco promesse e impegni del primo cittadino per rinnovare Ancona. Il 2019 sarà un anno in cui continueremo a lavorare, a trasformare pezzi della nostra città e a far rivivere pezzi della nostra storia, vedendo concretamente alcuni risultati. Vedremo sicuramente la conclusione dei lavori della riqualificazione dei laghetti del Passetto, la nuova piazza di Palombare, vedremo le nuove scuole mercantili a Palombina Nuova che sono in costruzione. Vedremo la pista ciclabile da Pietra la Croce a Porto Novo, vedremo le nuove iniziative impostate e che stiamo realizzando a Brecce Bianche. A Brecce Bianche apriremo nei prossimi mesi la casa del quartiere con la presenza di il custode del quartiere, e cioè di persone che si occuperanno da vicino dei problemi dei cittadini residenti. Vedremo la partenza dei lavori del primo stralcio degli interventi agli archi, l'avvio dei lavori e l'appalto dei lavori per la nuova illuminazione del fronte mare, dalla Lanterna Rossa a Porta Pia. Vedremo il nuovo presidio fisso della Polizia Municipale in piazza Ugubassi all'interno di uno dei due toroidi dove ha sede Conero Bus. Vedremo il progetto del nuovo mercato di Piazza d'Armi, per il quale abbiamo approvato qualche giorno fa l'avviso pubblico per il concorso di progettazione.